Tanto complimenti per la relazione e non abbiamo perso nulla, perché i dati che ci ha portato sono quelli che oggi, mi dicevi, presenterete a livello nazionale, a cui tutti noi faremo di riferimento. E tra l'altro per me è un po' emozionante vedere per la prima volta i dati sul registro, anche l'Italia finalmente ha un registro per l'HIV e non solo per l'AIDS. Se pensate che circa 7 anni fa, questa fu una battaglia che facemmo insieme alla sua direttrice, la Suligoi, quando eravamo in commissione nazionale, perché anche la Spagna, che è più cattolica di noi, scusateci il tempo, aveva e finalmente vediamo questi dati. E tra l'altro mi incuriosiscono, perché la Toscana, sono convinto che certe cose bisogna che si diano regolata, soprattutto nell'ambito della prevenzione, perché al di là che, come hai detto te, il dato sembra ancora non proprio pulito per certe regioni, ma cioè, è buono, credo, no? In particolare immagino per la Toscana, l'Emilia Romagna, e avere quelle percentuali in qualche maniera vuol dire che bisogna forse lavorare un po' sulla prevenzione, visto anche poi i risultati che si possono ottenere con la prevenzione. Ma mi incuriosisce la Lombardia, cioè volevo sapere per quale motivo sono dati molto sporchi, oppure lì qualche cosa che vi risulta viene fatto che a differenza di altre regioni. Intende l'incidenza molto più bassa in Lombardia. L'anno scorso era il 6 per 100.000, quest'anno è 4, ma hanno notificato di meno. C'è un problema nell'invio dei dati per il 2010. Perché si sono messi a fare anche loro terapia. Altro è un a dato tutti. Completamente in controtendenza rispetto ai report che loro ogni anno fanno, in cui fanno anche una stima dei prevalenti in Lombardia, che sembra essere altissima e che non coincide con i nostri dati. Tutti gli anni loro dicono che hanno 30.000 persone viventi in Lombardia con HIV e AIDS, chiaramente è un numero sproporzionato rispetto a quelli che noi abbiamo stimato col metodo dell'UNAIDS. Credo che quest'anno abbiano avuto proprio un problema di notifica, per quello anche i dati europei, avete visto, fanno due linee, una continua e una tratteggiata, perché il dato è corretto per il ritardo di notifica. Noi non possiamo ancora farlo, la correzione per il ritardo di notifica, perché è necessario avere una storia almeno di 3 anni per poterla correggere. Però quel dato sicuramente i prossimi anni sarà aggiornato. Se i presidenti me lo permettono, volevo un'altra osservazione. Hai fatto vedere una diapositiva, secondo me è splendida. E si vede che anche gli stranieri cala l'attenzione della malattia, in Italia invece rimaniamo. Sì. Ecco, da questo punto di vista questo è un po' un segno dei tempi, che effettivamente addirittura grazie anche a voi che avete fatto tutti quei libretti in varie lingue, quello è un complimento a voi stesso, quella diapositiva, non è il momento forse, oppure non lo so, a volte anche a livello della scuola, sembra proprio non gliene freghi nulla sentir parlare dell'HIV. Cosa avete in mente, qualcosa per poter, non è alto, però è strano che noi stiamo... E comunque differenti i dati rispetto all'Europa. Allora, noi possiamo rilevare i dati, poi stanno nell'ufficio del Ministero della Salute usare questi dati, come diceva la professoressa Mura, e capire dove devono essere indirizzati i nostri interventi. Certamente è un dato allarmante, perché negli stranieri l'incidenza diminuisce grandemente. Negli italiani sembra essere totalmente stabile, è una buona notizia perché non aumenta, buona pace dei... però è comunque stabile intorno al 5-6 per 100.000 residenti, e soprattutto in alcune categorie di persone che sono quelle a trasmissione sessuale, mentre diminuiscono le persone tossicodipendenti, anche se l'European CDC quest'anno ha fatto un'allerta sul numero dei casi di HIV tra tossicodipendenti, perché molti paesi europei, non dell'est, dell'Europa dell'ovest, aumentano, quindi bisognerà prestare nei prossimi anni attenzione anche a questo gruppo di popolazione. Però nella popolazione eterosessuale e omosessuale l'incidenza è costante, e questo fa sì che nella popolazione italiana, perché sono soprattutto questa la trasmissione nella popolazione italiana, l'incidenza sia stabile ormai da tanti anni. Complimenti comunque per la notevole relazione. Una domanda: è reale questa diminuzione dell'incidenza negli stranieri, oppure lascia molte perplessità, perché molti di questi non vengono ad essere attenzionati, sia perché loro non lo vogliono, perché noi non diamo la disponibilità a controllarli? Ecco. Sono dati, quindi dire che sono dati reali è sempre difficile. Sono dati calcolati sui residenti, quindi c'è un bias perché le persone che sono clandestine non vengono considerate.
Noi abbiamo fatto una stima anche con il denominatore usato dalla Caritas, corretto per le persone che non hanno ancora la residenza, corretto per la stima dei clandestini. Comunque la diminuzione c'è, quindi l'andamento è quello. L'incidenza diminuisce, probabilmente si diminuisce la forbice che c'è fra l'incidenza tra gli italiani e stranieri, mentre adesso è 4 a 20, l'incidenza fra gli stranieri potrebbe essere leggermente inferiore. L'andamento è sicuramente di una riduzione, perché gli stranieri hanno ricevuto, nonostante ci siano difficoltà di accesso, hanno ricevuto in questi anni molti interventi. Gli è arrivato, come diceva il professor Mas. Chiedo scusa, ma è possibile che da 10 anni fa ad adesso tanti di questi stranieri si sono spostati nei loro paesi? Cioè, quelli che sono arrivati al boom degli anni 90, comunque la maggior parte sono rientrati all'est, per esempio. Per cui hanno portato comunque la crescita di questo numero all'est e magari la diminuzione nell'Italia. È possibile? No, no, all'est cresce proprio per conto suo, cresce perché nei paesi dell'est l'infezione è a carico della popolazione tossicodipendente. Stanno aumentando nei paesi dell'est il numero dei tossicodipendenti iniettivi e stanno aumentando il numero delle diagnosi di HIV tra tossicodipendenti iniettivi. I paesi dell'Europa dell'est hanno in questo momento un'epidemia, un andamento dell'epidemia come era in Italia all'inizio degli anni, a metà degli anni 80. Anche perché lì c'è poco accesso alle terapie rispetto ai paesi dell'Europa dell'ovest. Riguardo agli italiani, io direi che, contrariamente a quanto è avvenuto per gli stranieri, in cui la propaganda per la prevenzione è stata fatta in maniera molto sistematica e quasi capillare, direi che negli ultimi anni in Italia non si è fatto quasi niente, direi che la gente non è stata informata, è stata informata poco, si è presa molto sotto gamba e ormai l'AIDS, la infezione, è diventata una malattia trascurabile e quindi questo spiega perché poi la gente continua a infettarsi, eccetera. Rispetto a quando 10 o 15 anni fa c'era la commissione AIDS in cui eravamo io, il professor Colomba, eccetera, in cui si facevano propaganda, ogni anno c'erano realmente delle propagande, fatte bene, fatte male, adesso quello si può discutere, ma c'erano, la gente veniva stressata su questo problema. Adesso, se lei chiede, se andate in giro a chiedere ai giovani per le strade o nei licei o nelle scuole, ne sanno poco o niente. C'è un altro aspetto, professore, in cui penso che lei sia d'accordo, che il messaggio di speranza dovuto alle terapie, dovuto al fatto della diminuzione della mortalità, per certi aspetti è stato un po' deterrente per quello che riguarda la sensibilizzazione. Laura, invece io, oltre a ribadire i miei complimenti per la tua relazione, volevo chiederti un tuo parere. Mi ha colpito il dato sulla di nuova diminuzione dei casi per le donne. Volevo sapere se tu hai qualche aspetto interpretativo. Io penso che potrebbe essere dovuta al fatto che aumentando i contagi per degli omosessuali, anche per via eterosessuale, e il ritardo con cui si arriva a diagnosi, questo forse potrebbe essere una chiave di lettura. Sì, penso di sì, perché la definizione di omosessuale riguarda solamente gli uomini, ovviamente, quindi certo. Chiaramente le donne diminuiscono in proporzione ai contatti sessuali, sì. E tutto questo. Però questo dato è comunque, cioè il calcolo è fatto come lo fanno in Europa, quindi comunque rispetto all'Europa noi abbiamo un numero minore di donne che si infettano. C'è un altro aspetto, secondo me importante, che appunto questo aumento anche dei casi per via eterosessuale è confermato dall'aumento dei casi di sarcoma di Kaposi e di linfomi che purtroppo, non so anche Francesco, la tua esperienza, abbiamo sempre e spesso visto soprattutto in casi con trasmissione sessuale. Questa è una cosa che non ho una spiegazione scientifica, però i peggiori casi di linfomi e di Kaposi li abbiamo visti sempre in persone il cui contagio era avvenuto per via eterosessuale o omosessuale, raramente in tossicodipendenti, o perlomeno c'era la doppia modalità di infezione. Ci sono altre domande, dottor Madedu? Complimenti per la bellissima relazione, ci permette sempre di ragionare su dati, quindi è già fondamentale, un passo in avanti straordinario. Riguardo alla riduzione dell'incidenza negli stranieri, curiosamente se vai a rivedere i dati OMS sull'implementazione delle terapie antiretrovirali nei paesi a alta endemia, soprattutto dell'Africa subsahariana, sostanzialmente corrispondono. Quindi un'ipotesi interpretativa potrebbe anche essere quella che forse il treatment as prevention l'abbiamo iniziato ancora prima di esserne consapevoli, soprattutto in Africa. E l'unico modo probabilmente per dipanare un pochino il dubbio se realmente è un effetto della prevenzione, quindi quello che è stato fatto in loco, oppure se deriva da quello che è stato fatto nei loro paesi, è valutare
il tipo di infezione che acquisiscono, perché se sono soggetti africani non mi aspetto che abbiano portato, che abbiano un sottotipo B ad esempio, ma sottotipi diversi. Quindi questo potrebbe essere un'ipotesi di lavoro facilmente fattibile, perché ormai tutti facciamo i test di resistenza ai nuovi pazienti, per valutare qual è il rischio addizionale di acquisire invece in Italia l'infezione da HIV in quella popolazione. Io, se posso darti una mia interpretazione, probabilmente arriverà a avvicinarsi all'incidenza negli italiani progressivamente, perché ci sarà meno del background che portavano dietro. Questa potrebbe essere una ipotesi di lavoro. No, grazie. Penso volevo sapere un tuo parere sulla... Lo condivido fortemente. Noi non abbiamo i dati, la sorveglianza HIV è regionalizzata praticamente, perché ogni regione ha una scheda propria, e questo purtroppo fa sì che sugli stranieri non abbiamo per tutte le regioni gli stessi dati. Per alcune regioni sappiamo da quanto tempo sono in Italia e quindi possiamo sapere dove hanno acquisito l'infezione, quindi questa è un'informazione aggiuntiva che forse poi potrà dare anche una risposta a quello che dicevi te, ma che attualmente non possiamo proprio rilevare perché i dati sono troppo scarsi. E so che uno studio del genere però è stato fatto a Brescia dalla dottoressa, con un progetto in cui ha coinvolto altri centri, altre divisioni di malattie infettive che accolgono molti stranieri, che si chiamano Studio Prisma, credo che sia stato pubblicato. Allora, abbiamo spazio per un'ultima domanda, visti i tempi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora, il dottor Pia fa una comunicazione. Allora, il dottor Giovanni Pierossanna, che è sempre stato presente gli anni scorsi, non può essere qui presente oggi perché ha avuto un importante incarico al Ministero. Porge comunque i saluti di buon lavoro e ricorda il patrocinio concesso dal Ministero.